chiamateci e raccontateci quella volta in cui sbagliare un conto vi è costato caro. E chi parla con noi riceverà a casa un gidellino in puro peluche di Paolo Schiavone al nostro insindacabile giudizio. Chiamate questo numero. 8 4 8 90 60 90. E raccontateci di quella volta che sbagliare un conto vi è costato. Benedetto da Milano. Sì, ciao, buonasera. Buonasera, Benedetto, quanti anni hai? Io ne ho 69. 69, e cosa fai? Sono pensionato. E cosa facevi prima? Prima facevo il progettista elettronico, direttore della progettazione elettronica. Bene, quindi con la precisione ci andavi, ci davi del tu. Allora, raccontaci. Ah, no. Abbastanza bene, sì. Abbastanza bene, però una volta di sicuro hai sbagliato e l'hai pagata. Raccontacelo. Ecco, sì. Dovevamo ordinare una scorta di carta igienica per l'ufficio. Io e la mia segretaria sbagliamo il conto. Invece di ordinare 100 rotoli, ordinammo 100 confezioni, ci arrivarono 8 metri cubi di carta igienica, 2 metri per 2 metri per 2 metri, dovemmo... Non lo voglio sapere il verbo, non lo voglio proprio sapere, il verbo è... Sappiamo per certo che il cubo di 2 è 8 e Maria può confermare, almeno qui abbiamo dato un dato. Benissimo, allora Alba da Magenta. Buonasera, salve a tutti. Salve Alba. Ciao, Alba, quanti anni ha? Io 65. Cosa fa Magenta? Magenta. Magenta fino a settembre ero un insegnante di lettere, adesso faccio la scrittrice tra virgolette emergente. La scrittrice per... Emergente, anche se ho 65 anni, però sa... Cioè non è mai tardi per emergere, guarda. Infatti, no, brava. No, sono attivo 7 pubblicazioni di cui 2 romanzi e un libro di favole. Da trovare presto su tutte le librerie d'Italia, qua tutti quanti usano questo programma. Grazie. Per incontrare. Un marchettino. Allora, Alba Carra, raccontaci di quella volta in cui sbagliare un conto ti è costato caro. Infatti, avevo appena finito di leggere Il diavolo veste Prada, facendo un rapido conto euro sterlina, acquisto i sandali di un noto stilista come quelli che portava la protagonista, e alla cassa momenti venivo, perché erano 800 euro al posto di 80. Avevo... Ma non ha sbagliato i conti, non ha visto lo zero, signora? Sì, sì. Allora, è il problema dello zero. È il problema dello zero, uno zero cambia tutto.